Per entrare. Poi se vogliono comprarla questa per qua. Comprarla sono forse 3.000 così. Vai così? Ciao! Ciao! Jumbo! Jumbo! Belle! Ciao! Jumbo! Jumbo! Cos'è bella! Bellissima lei! Ecco che Carlita regala i biscottini ai bambini. Hai un bacio? Sì, 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 poi ce la diamo. Carlita che distribuisce. Siamo emozionati, ragazzi. Distribuisce. Paura un po'. Che c'è? Acqua la biscottina. Sta riprendendo? Sì. Prendi, prendi. Buono il biscotto. Allora, hai visto albero di cinnamon? Mamma mia. Allora, man mano facciamo così, il filo, poi il filo. Mamma mia! Ragazzi, è incredibile qui, eh! Sono contenti per un pacco di biscotti. Vivono di gioia, ragazzi! Bravo. Oh Lord, give me 10 these words into a song for them to sing along. Carlita Shop anche a Zanzibar. Hakuna Matata? Hakuna Matata. Hakuna Matata. No, io dico. Come ti ho detto? Sta senza benzir. Sta senza benzir. Bravo! Sta. Senza. Senza. Benzir. Benzir. Sta senza benzir. Sta senza benzir. Senza benzir. You can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want. That won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me.
salutino. Ciao ragazzi, aspettiamo a Zanzibar. Vieni amore. Buon appetito. Com'è amore? Aspetta che sei tutto scuro, com'è? Buonissimo. Buono? Amore, sembra proprio il salame di cioccolato. Infatti sì, questo è il salame di cioccolato. Sì, questa è una cosa che facciamo anche noi. No, vabbè. Ma la fa anche lui. Anche a Zanzibar. Anche a Zanzibar. Forse lo devi inzuppare nel gelato. Buonissimo. Vi aspettiamo tutti ad Aversa Sud da Jumbo! Nero Hakuna Matata. Buonasera. Ecco il nostro hotel di lusso. Questo è il nostro letto. Beh. Questa la ragazza mi siete veri Mabolino. Sveglia molto presto stamattina per andare a vedere i delfini. Guardate dove siamo, ragazzi. Villaggio. Oh no, magari lì c'è una gallina. Ciao gallina! Fuori al nostro hotel, fuori al nostro villaggio, c'è, è tutto così, vivono così. Ciao gallina! Guardate che belle qui le galline! Sono stupende! Jumbo! Bellissimo qui ragazzi, non vi so spiegare perché, ma è stupendo e la gente è bellissima, sono felici e soprattutto educatissimi, mamma mia, molto molto altruisti e... Vediamo cosa comprare. Vado, meraviglioso ragazzi. Superstar. Andiamo che ci serve. Thank you.
Amore, hai fatto il bucato? Sì, tra la lavatrice. Tra la lavatrice. Ragazzi, questa è la nostra camera, vedete? Adesso qua. Adesso un po' di soldi, vabbè. Devono partire. Bellissimo. Sembra di stare in Africa. Sì. Wonderful. Bellissimo, guardate. Adoro. E qui c'è il paradiso. Andiamo, ci svegliamo e ci tuffiamo. Qui è tutto molto semplice e bello nella sua naturalezza. Oh, bello ragazzi, stamattina praticamente c'era una mia amica che c'era una mia amica che si era scottata, che lei ha la pelle molto delicata, e questa una ragazza qua africana ci ha fatto prendere l'aloe vera proprio dalla pianta e ce l'ha fatta mettere sul viso. No, vabbè, ma non potete immaginare qua come sono gentili, cioè queste persone sono proprio super super gentili, educate. Ma no, non vi so spiegare come sono, comunque è tutto stupendo qui. Il primo giorno che sono arrivata, oh mio Dio, è stato un incubo, anche perché siamo arrivati dopo tre giorni, dopo due giorni, abbiamo preso tre aerei, vabbè, comunque. E quando siamo arrivati, vi giuro, siamo arrivati di notte, faceva spavento. E però adesso, giorno dopo giorno, è sempre più bello. E non vi so spiegare, comunque è stupendo. E la cosa bella è che noi abbiamo preso un resort qua, tipo un bungalow, che appunto sentite il rumore dell'acqua quando si apre, quindi non è per nulla di lusso, anzi è molto semplice. Qua quando si esce fuori c'è il villaggio dove ci sono proprio delle tribù poverissime, bambini poverissimi, infatti siamo andati anche a portare le cose, ed è proprio questo bello, che cioè vivi proprio davvero com'è. Quindi non è un resort di lusso e sono contenta di questa vacanza, veramente è super super bello, non vi so spiegare, comunque è troppo bello. Adesso ci andiamo a fare un bagnetto. L'escursione con i delfini non è andata proprio benissimo. Anche abbiamo, siamo stati male. Vabbè. Facciamo il bucato e mutandino. Bravo, forza. Amore! Comunque siamo stati male nell'escursione. E sia Dario che anche una nostra amica è stata male sulla barchetta, vabbè, non vi dico, però i delfini stupendi. E niente, qua si passano le giornate così, tra corvi, animali, mucche, c'è di tutto di più. E adesso ci andiamo a fare un bagnetto lì. È tutto molto tranquillo. Noi quando arriviamo la sera, che andammo lì, ci disse un ragazzo all'accoglienza: Hakuna Matata, no stress, relax, sei in vacanza. E quindi adesso ci siamo abituati a questa Hakuna Matata, che poi significa da noi senza pensieri, sta senza pensieri. Noi l'abbiamo tradotto in napoletano e siamo tutti relax. Non so come torneremo a faticar, ma siamo tutti relax. Vabbè. Hai visto? Ah, sono venuti qua a vendere le conchiglie. E niente raga, quindi io vado a mare, non sto vloggando tantissimo, ho fatto un po' di immagini giusto ora, poi mi godo i momenti. E questi bei ricci, dopo vi faccio vedere con quali prodotti li ho fatti, ma sto adorando davvero questa media lunghezza, i prodotti che sto facendo a me, cioè questo stile un po' selvaggio africano che si addice al tema. Ciao! Yes, nice meeting you. Okay, welcome, have a look. Ha detto benvenuto in negozio. Benvenuti in negozio. Valentino Rosé. Valentino Rosé. Yeah. I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where La sabbia qui è bianchissima e non si attacca, è fine fine fine, sembra farina. Ragazzi, guardate che spettacolo, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. Incredibile.
everyone, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the where, what the where, what the where, what the where, what the where. Ciao. È importante, noi usiamo la curcuma anche per fare medicine naturali, usiamo per fare medicine di brufoli, l'acne. Facciamo insieme con sapone, dopo vedremo. La curcuma per curare acne e brufoli. Wow. Comunque la curcuma ora noi tour delle spezie a Zanzibar. Brodo, usiamo per fare brodo mescolati con tonno, pesci marlin, e comunque si usa tanto tanto per fare il brodo. Perché alcuni non mangiano olio di cocco, mangia la curcuma. Comunque irrigazione. Ah. Uno che sbaglia, io sempre do il brodo. E vuoi dire quelle cose napoletane che hai detto prima? Ammazza, non vedi questa? Dici, no, questo è romano. Questo è romano. Giù che la strada. Sì. Umano. Ah, voglio far nape con Viviana. Avevo una ragazza che si chiama Viviana. Diceva, io voglio far nape con Viviana. Capito? Perso a cava. A gamma fa. Stasera amma varia. Stasera yamma varia. Va bene? Sì. Okay. Questo sai come si chiama a Napoli questo? Cupputiello. No, no, è la Regeris, scusa. Cupputiello. Che vuoi schiaffa anche lui. Ah, vabbè, io quando prendo pace. Lo prendo già. Questo si chiama cupputiello. Cupputiello. Mettiamo le castagne dentro. A Napoli, quando viene Natale. A Napoli, Natale, fanno per il cupputiello, mettono le castagne dentro. Grazie. Hai visto? Ho visto, sì. Sei imparato un'altra cosa. Va bene. Grazie. Saluto cupo di ok, grazie. Ok. Ok. Castagna rostone. Il castagno. Questa è la noce moscata. Ok, questa è la noce moscata. La noce moscata è un albero grande così, Comunque la noce moscata è prima è un albero grande. Prima fa il fiore, dopo fa il frutto. Il frutto prima verde e poi dopo diventa giallo. Piace. Comunque tanti anni fa durante la fiesta questa è la pianta di Enni. Anche questo, le donne di Zanzibar usavano questo sempre. Quando vanno in giro, le donne, quando si sposano, scusate, mettono il tatuaggio. Fanno il tatuaggio, tutte, fanno il tatuaggio. Tutte le mani, tutte le lui gambe, mi ha fatto l'anello, capito? Vero? Comunque, ma questo è un bellissimo, grazie. Andiamo. Benvenuta al sud. Cosa hai preso? Allora, che cos'è questo? Carambola. Alla bivu. Carambola. Le bivu la così. Qua per i lili, basta. Lui non fa palestra, è tutto natural. Guardate natural. Che fisico che c'ha. Bello. Palestra? È così, è così. Wow. Anche tu, fa vedere. Ah, tu secco. È diplomatico lui. Più diplomatico. Sai perché? Usa la testa. Questo che cos'è? Chiavare non puoi avere così, mi piace chiavare. Ma che sai che vieni su YouTube tu? Come? YouTube. Internet. Questo YouTube. Ah, ok. Vabbè. Italian voglio fare una pela, cool. Come si chiama? No, che sei bello, che cos'è? Come arancio? Chiama? Juicy. Ah, Juicy. Una pera. Voglio fare una pera con Juicy. Juicy. Vuoi fare una pera con Juicy? Una pera. Questo si mangia? Certo. Sì.
Aspetta, così. Questo ananas? No, questo è ananas. Hai detto carambola. Ah, carambola. E che cos'è? È da noi non c'è. Ma che minghia è? Ma che minghia è aspro? Che minghia è aspro? Ma c'è un po' che zucchero. Aspro, che la strabocchino, è sordo, aspro. Vabbè, dai. Allora, questo è sono proprio carambola. Queste sono proprio carambola. Questa è, ci sono due tipi di carambola. C'è carambola che usiamo per fare il succo e poi per fare brodo. Questo noi usiamo per fare brodo, il succo di zanzibar, mescolati con frutto della passione, l'ananas, insieme, così che facciamo. Eppure le donne, quelle che hanno, quelle che sono incinte, se la bocca si fa nausea, usano tanto questo. Sono proprio... Allora, vi bagli, vi, controllo male stomaco. Mamma, qui le carambole. Pare buono, eh? Ti piace ancora? Allora, ci metti in chilo, mamma di te. C'è quello alle bifole. Ma credo che non ci piace anche. Però purifica, sento che... Dai. Purifica le ananas. Io non mi piace. Mi piace? Ah, mi fai così la faccia. Bellini i miei capelli, peccato ho la faccia che fa un po' cacare, insomma. Vuoi salutare a tua moglie e ai tuoi figli? Ma perché lui non è sposato. No, sì, sposato due volte. Sposato tu? Ma i tuoi figli pure, con una donna. Ho sentito lì che dicevo scapoli. Una donna più bella di te. C'ha tre figli. Facci vedere tua moglie. Ma per il momento è amante. Lui non ci crede che è sposato con una donna. Io? Perché? Perché? Perché mi piace chiavare? Danzare. Malaika! Nina kupenda malaika. Ah! Ati kijana mwenzio. Kijana mwenzio. Nina shindwa. Ma darò essa aiuto. Incredibile. Sta prendendo un cocco. Buona malissima. Che remo? Sto dando un sacco di soldi. Un sacco di... Abbiamo comprato un sacco, abbiamo comprato l'olio di cocco e un sacco di spezie. Buonissimo, date lo zafferano come arancione. Cioè, adoro. Buono, qua poi c'è... No, papaya, papaya. Ah, mi piace un sacco la papaya. Grazie. Oh! Ok, raga, qui la parte dove vendono la carne e lì la parte dove vendono i pesci. La parte dove vendono i pesci oggi non c'è nessuno, perché noi Tata tua moglie lo combonge. Nicola, sua mamma era cassiere. Durante la rivoluzione di Zanzibar, la sua famiglia fugge a Zanzibar, Bursa non è più ritornata in Zanzibar. Lui era mulatto. Era mulatto, la mamma era indiana. La casa di Freddie Mercury. Quindi questa è proprio la casa dove è nato Freddie Mercury. Freddie Mercury è nato a Zanzibar. Call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy?